Signora, molti anni sono passati e questa è la parte finale di questo corso che è stato dedicato a Cosimo e a Francesco dei Medici. L'ultima volta ho messo in evidenza i difficilissimi rapporti fra Ferdinando dei Medici e suo fratello Francesco, soprattutto dopo il matrimonio con Bianca Cappello. Questo matrimonio segna realmente una frattura e questa frattura si acuisce sempre di più. Bianca Cappello cerca il più possibile di mediare, di riuscire a trovare una compensazione. Il cardinale Ferdinando spende molto, ha molti debiti e sostanzialmente chiede al fratello aiuto sotto il profilo economico. Bianca Cappello fa di tutto per cercare di trovare una via di conciliazione fra i due fratelli e invita il marito Francesco a pagare il più possibile i debiti del fratello cardinale, che giocava molto forte e soprattutto comprava soprattutto antichità. C'è un momento in cui sembra che l'orizzonte sia più sereno e sostanzialmente questo momento coincide con un invito da parte di Francesco e di Bianca all'inizio di ottobre del 1587 per battute di caccia nella villa di Poggio a Caiano. E quindi noi troviamo nella villa di Poggio a Caiano Francesco dei Medici, il Granduca, Bianca Cappello, la moglie, il cardinale Ferdinando, e inizialmente i rapporti sono dei rapporti di grande cordialità. Non sappiamo cosa sia avvenuto nel soggiorno di caccia. A un certo punto, dopo un giorno di battute, si ritrovano a cena e cominciano a star male, dopo aver cenato, Francesco e Bianca Cappello. Vomito, spasmi, febbre. Da questo momento la vita dei due coniugi è separata. Francesco vive drammaticamente nella sua stanza, Bianca nella sua stanza, regista di tutta la vita all'interno della villa è il cardinale Ferdinando, che gode invece di ottima salute, e a brevissima distanza, un giorno, muore prima Francesco, poi dopo Bianca Cappello. Naturalmente le voci di avvelenamento circolano. E questo è... Le voci di avvelenamento circolano immediatamente. Il cardinale Ferdinando, presa in pugno la situazione, dà degli ordini che tradiscono in realtà tutto il suo livore nei confronti di Bianca Cappello. Mentre la salma del fratello viene trasferita con ogni onore a Firenze, la salma di Bianca Cappello viene gettata in una fossa comune in San Lorenzo perché di lei sparisca ogni traccia. Ecco dunque
ragionamento preciso che addensa su Ferdinando molte nubi. Ma c'è un'altra vicenda che a questo punto si innesta in modo estremamente drammatico. Francesco non aveva avuto un figlio legittimo, aveva avuto un figlio maschio illegittimo, da lui legittimato, da Bianca Cappello, prima di sposarla. L'aveva poi sposata e aveva fatto di tutto per circondare questo bambino, Antonio, da una legittimazione ufficiale. Addirittura aveva fatto intervenire il re di Spagna, Filippo II, per dare a questo bambino una effettiva legittimazione, ma era sempre un bambino che non aveva tutti i crismi dell'ufficialità. Se i genitori, Francesco e Bianca, vengono di fatto eliminati, il bambino potenziale erede al trono si trova in una posizione, come voi capite, estremamente difficile. Il cardinale Ferdinando però non prende nessuna decisione per questo bambino. Per lui ha preso un'altra decisione che è sconcertante, realmente sconcertante. A breve distanza viene organizzato un processo per Bianca Cappello, che è morta. Viene processata perché si deve dimostrare che questo bambino non è figlio della Cappello, né tantomeno di Francesco dei Medici. Per cui il cardinale Ferdinando chiama una serie di testimoni, che sono ovviamente da lui indirizzati, per chiarire le modalità della nascita di Antonio. Questo processo, ovviamente pilotato abilmente, porta a una conclusione che Bianca Cappello, al culmine di una gravidanza isterica, avrebbe messo in una culla il figlio di una serva per farlo passare come figlio di Francesco dei Medici, il quale, travolto da un amore folle, avrebbe creduto fermamente a questa nascita. Voi capite, è qualcosa di incredibile. La testimonianza più interessante e più difficile è quella del medico che era stato chiamato ad assistere al parto della Cappello, perché la Cappello ovviamente aveva sentito la necessità, essendo realmente in procinto di partorire, perché il figlio era realmente di Francesco, aveva fatto chiamare un medico, e il cardinale Ferdinando vuole la testimonianza del medico, il quale, come voi potete capire, era in una situazione di totale imbarazzo, perché non poteva dire la verità, doveva trovare qualche scusa. E il medico, nel tribunale, trova la scusa più bella. Lui afferma che sì, era stato chiamato per assistere alla Cappello al momento del parto, ma mentre era lì ricevette una chiamata urgentissima e uscì dalla stanza. Quando rientrò c'era già il bambino,
da dove fosse uscito, lui non lo poteva dire. Quindi vedete l'abilità di questo medico, è sopraffina. Il piccolo dunque Antonio dei Medici, figlio di una serva, privato anche della paternità e maternità. Ma il cardinale Ferdinando sapeva benissimo la verità. Francesco dei Medici, suo fratello, gli aveva assegnato una quantità impressionante di beni per tutelare il suo futuro. Il cardinale Ferdinando lo convocò, gli comunicò il risultato del giudizio nel tribunale e gli disse che tutti i suoi beni erano tolti. Lui però, il cardinale Ferdinando, per magnanimità glieli restituiva a una condizione, che divenisse cavaliere professo dell'ordine di Malta. Non è solo un onore essere cavalieri professi dell'ordine di Malta. Comporta l'essere cavalieri professi dell'ordine di Malta un vincolo che a Ferdinando interessava moltissimo: celibato perpetuo. Per cui Don Antonio ebbe di nuovo i beni, ma questi beni, venga qua, signore, senta una sedia, ma questi beni erano soltanto per lui, perché non poteva sposarsi e avere figli. Quindi la discendenza di Antonio non ci sarebbe stata. Quindi non ci sarebbe stato nessun pretendente da quel ramo. Questo era stato il calcolo incredibile di Ferdinando, che ha una mente machiavellica, vedete. Antonio dei Medici dunque è costretto a divenire cavaliere professo dell'ordine di Malta. Lui diventa cavaliere professo dell'ordine di Malta, consente, i beni gli vengono restituiti. Soprattutto, cosa riceve Antonio dei Medici con questa accettazione? Riceve un palazzo che molti di voi conoscono benissimo, quello che per Francesco era il palazzo dei suoi esperimenti scientifici, quel grande palazzo realizzato da Buontalenti in via Cavour, che a lungo ha ospitato la Corte d'Appello. È la residenza fiorentina di Antonio. Lui eredita tutti gli strumenti scientifici, le curiosità del padre, e quella è la sua casa. Contemporaneamente riceve anche una villa minore, ma comunque una villa interessante, a Marignolle, che era la sua residenza di campagna. Naturalmente, come sempre avveniva, per relazioni si chiudeva un occhio. Cavaliere professo dell'ordine di Malta, certamente, ebbe però una amante devotissima che gli partorì più figli, i quali però non poterono mai essere considerati membri della famiglia Medici, soprattutto perché lui stesso veniva considerato un figlio nato da una serva, anche se non fu mai privato del cognome, e si chiamò sempre Antonio dei Medici e ebbe anche incarichi di un certo rilievo. Il cardinale Ferdinando dunque
con questa impressionante operazione diventa Granduca di Toscana, perché non ci sono discendenti legittimi di Francesco. Ma lui è cardinale, chiede quindi al Papa Sisto V di lasciare l'abito cardinalizio e di potersi sposare. E subito inizia trattative matrimoniali. L'abilità del cardinale Ferdinando è sconcertante, perché riesce con un'unica operazione a decapitare la famiglia granducale e a prenderne il posto. Come cardinale di Santa Romana Chiesa non è prete, perché molti cardinali non erano preti, il cardinalato era una nomina papale che poteva anche non prevedere lo stato sacerdotale, e quindi non aveva nemmeno fatto voti particolari di povertà, castità, obbedienza. Era più facile sciogliere questo vincolo, e infatti viene sciolto facilmente, e il cardinale Ferdinando a brevissima distanza inizia trattative con uno stato diverso. Tradizionalmente i medici erano sempre stati nell'orbita asburgica, quindi ora la Spagna, ora l'Austria. Con Ferdinando invece vediamo un clamoroso spostamento. Questo clamoroso spostamento è rappresentato dalla Francia. A chi chiede il cardinale Ferdinando una sposa? A una nemica di suo padre, Cosimo I, cioè a Caterina dei Medici, che è ormai molto vecchia per l'età del tempo, è nata nel 1519, le trattative sono del 1588, e Caterina dei Medici procura a Ferdinando la sua nipote, che è Cristina di Lorena, e Cristina di Lorena è felice di sposare Ferdinando. E questo matrimonio avverrà nel 1589. Quindi la grande abilità di Ferdinando è quella di spostare a questo punto l'asse delle alleanze dal mondo asburgico, praticamente dalla Spagna e dall'Austria, alla Francia. E con il 1589 questo matrimonio straordinario che vede Cristina di Lorena a Firenze segna proprio una strettissima alleanza. Caterina dei Medici fa tempo, appena in tempo, a vedere questo accordo matrimoniale, muore nello stesso 1589 quando avviene il matrimonio, e però ha stabilito doni straordinari per la nipote per queste nozze. Lei stessa, Caterina, aveva ricevuto dal Papa Clemente VII al momento del suo matrimonio un prezioso cofanetto, e questo cofanetto viene regalato da Caterina dei Medici a Cristina di Lorena, ed è uno dei pezzi celebri del Museo degli Argenti di Firenze. Non solo, ma regala tutti gli arazzi Valois, che sono uno dei punti
di maggior prestigio della raccolta di arazzi e di Uffizi. Quindi questo matrimonio è anche segnato da opere d'arte che rimangono come patrimonio fiorentino. E il povero Don Antonio riesce a vivere a corte, riesce ad avere le sue passioni, i suoi interessi e riesce ad avere ogni tanto alcuni incarichi ufficiali. La vicenda di Bianca Cappello e di Francesco dei Medici è una vicenda che però ha realmente appassionato e ancora appassiona. Ci fu un curioso tentativo di riesumare la memoria di questi due personaggi nel 1825, perché la casa di Bianca Cappello era stata acquistata da un noto editore fiorentino, Batelli, e Batelli si mise in contatto con un letterato interessante, Stefano Ticozzi. E Stefano Ticozzi propose all'editore Batelli una trovata. Ma perché non dire che nel palazzo di Bianca Cappello in Via Maggio, abbattendo un muro, erano state trovate delle carte, e in queste carte si trovava un diario segreto di Bianca Cappello. L'editore Batelli vide la possibilità di un affare e disse a Ticozzi di scrivere questo romanzo e di dire che erano state trovate queste carte, che ovviamente non erano mai state trovate, ma ci fu questa bellissima invenzione. E nel 1827 lo stesso Batelli pubblicò questo libro a Firenze, Memorie di Bianca Cappello. Ma questo libro è un falso clamoroso. Vedete l'abilità, noi tante volte oggi leggiamo di scrittori che inventano, che creano episodi, personaggi, leggiamo di editori che danno credito, non è una realtà di oggi, è una realtà anche del passato. Questa è una delle vicende più divertenti, e questo libro fu pubblicato in pompa magna, vedete, con i ritratti di Francesco e Bianca Cappello, addirittura a colori. Naturalmente allora, per avere ritratti a colori, venivano stampati a bianco e nero e poi acquerellati successivamente. E lo stesso Ticozzi racconta: nel restaurare un'interna parete della signorile casa posta in via Maggio 192, ora posseduta dal tipografo Vincenzo Batelli e che in origine appartenne alla celebre Bianca Cappello, si rinvennero certe antiche scritture, tra le quali un quaderno di 23 fogli, con infinite cancellature e richiami
che dai luoghi più intelligibili si conobbe contenere le memorie della Cappello scritte da lei medesime fino all'autunno del 1580. Vedete, un manoscritto breve, 23 carte, però pieno di cancellature, c'è questa atmosfera che questo scrittore molto fantasioso indubbiamente crea attraverso questi dettagli. La vicenda però ebbe un'altra appendice interessantissima, perché l'ultimo granduca di Toscana, Leopoldo II d'Asburgo-Lorena, nel 1857 decise di sistemare le sepolture dei Medici. Se io chiedo a voi dove possiamo andare a trovare oggi Francesco, Ferdinando, rispondete subito che li troviamo in San Lorenzo, nelle cappelle Medici, nei sotterranei di San Lorenzo. Ma secondo voi una famiglia regnante come i Medici, con l'incredibile raffinatezza, il gusto estetico che li caratterizzava, sarebbe mai andata volontariamente in un sotterraneo, in una cantina? Mai. Per cui chi ha messo i Medici lì? Leopoldo II d'Asburgo-Lorena. E dove erano i Medici? I Medici erano in San Lorenzo, nel complesso di San Lorenzo. Avevano dei sarcofagi generalmente di legno lavorato, e questi sarcofagi si trovavano in varie parti di San Lorenzo. Questi sarcofagi poi, cambiando la dinastia, erano stati tutti raccolti in questo sotterraneo. Era passato Napoleone, occupazioni, qualche sarcofago era stato aperto per vedere se c'erano cose preziose, per rubare. Quindi questi sarcofagi non erano più in condizione ottimale. Poi in un sotterraneo, umidità. Questi sarcofagi di legno si erano in parte alterati, e Leopoldo II, fra il 1857 e il 1858, decise di togliere da questi sarcofagi i resti dei Medici e di seppellirli nel pavimento del sotterraneo, dove nel 1858 furono tutti sistemati, e praticamente oggi voi li vedete sotto il pavimento, cioè sul pavimento si vedono i nomi e lì giacciono. Nelle esumazioni, cioè nell'apertura di questi sarcofagi, ovviamente ci si imbatté nel cadavere di Francesco. Com'era Francesco? Secondo le testimonianze, lui ebbe degli spasimi, soffrì terribilmente, probabilmente avvelenato, e noi abbiamo la descrizione, e questa descrizione però per nostro interesse è stata unita ad un acquerello che fa vedere come era Francesco, perché il cadavere di Francesco pare fosse abbastanza ben conservato, ed era conservato anche il
suo abito. Ma impressionanti erano le mani, tutte contratte, contratte dagli spasimi dell'agonia. E questo alimentò di nuovo i sospetti dell'avvelenamento e successivamente questi resti furono spogliati dei vestiti che vennero conservati a parte e inumati in questo sotterraneo. Questo sotterraneo ha avuto l'onore di conservare questi resti fino a un'altra data fatidica. Si arriva immediatamente dopo la Seconda Guerra Mondiale, mentre è sindaco di Firenze Gaetano Pieraccini, medico, studioso dei medici, che ha scritto un'opera celebre, La stirpe dei medici di Caffagiolo, un'opera tutta incentrata sulla patologia medicea. È andato a ricercare tutte le testimonianze patologiche dei medici. Naturalmente il caso di Francesco era un caso clamoroso. Pieraccini era sindaco di Firenze, 1946, e cosa chiese e ottenne il permesso? Di esumare ancora una volta alcuni medici e in particolare Francesco dei Medici. Furono fatti nuovi esami, furono studiati i reperti, ma secondo quelle che erano le risultanze della tecnologia del tempo non si poteva curare molto. Quando questa cosa è stata nuovamente portata alla ribalta, pochi anni fa, quando alcune università americane hanno dato un grosso contributo per esumare i medici e studiarli dal punto di vista della loro storia patologica. E naturalmente chi è stato esumato ancora una volta? Francesco dei Medici. E è stato esaminato attentamente alla luce delle odierne tecnologie. Hanno fatto la TAC, hanno fatto esami per estrarre da quello che si poteva estrarre il DNA. E quello che è risultato ancora una volta ambivalente. Perché cosa è stato individuato nei resti di Francesco? Arsenico. L'arsenico è un veleno. Quindi è stato avvelenato con l'arsenico, però, come testimonia un farmacista qui presente, l'arsenico era anche usato naturalmente in modica quantità per scopi medicinali. E in più l'arsenico veniva usato anche per la conservazione dei cadaveri. Allora, quindi il fatto che risulti l'arsenico non è decisivo. Le cose però, attraverso indagini sempre più minuziose, si sono complicate ulteriormente perché cosa è stato individuato? Un ceppo della malaria. Quindi, ecco l'altro sospetto. È morto avvelenato o aveva contratto la malaria a Poggio a Caiano mentre si trovava nella villa per il soggiorno di caccia? Tutto questo è ancora irrisolto.
attraverso testimonianze indirette, l'indagine degli archivi, pare che dopo la morte nella villa di Poggio a Caiano sia stata effettuata una sommaria autopsia su Francesco e su Bianca Cappello, e soprattutto che i visceri esaminati siano stati messi in alcuni vasi e seppelliti nella chiesetta vicina alla villa di Poggio a Caiano di Monistrato. Da qui è nata una nuova ricerca: apertura del pavimento della chiesa di Monistrato, ricerca di questi vasi, trovati questi vasi, esaminati il contenuto. Chi ha sostenuto fossero frammenti di fegato, però fegato di chi? Di Francesco, di Bianca oppure di altri? Non c'era certo sul vaso il nome. Ecco dunque nuove indagini, nuovi esami, tutto però senza prove certe. A tutt'oggi tanto si è studiato, tanto si è scritto, tanto si è esaminato, ma resta il dubbio su come siano morti Francesco dei Medici e soprattutto Bianca Cappello. Quello che però suscita indubbiamente una impressione totalmente negativa è il fatto che ambedue siano morti a un giorno di distanza. Quindi alcuni hanno sostenuto con una certa fondatezza che, se si può avere qualche dubbio per la malaria di Francesco, Bianca Cappello è stata certamente avvelenata e è morta. Tutti questi elementi però, come ben capite, hanno alimentato dibattiti, studi, ricerche, questioni, e quindi questa coppia ancora oggi è oggetto di particolare attenzione. Il cardinale Ferdinando dunque emerge come nuovo granduca a partire dal 1587 nella maniera più fosca, soprattutto pensando che è un cardinale di Santa Romana Chiesa, cioè dietro le quinte il sospetto di un duplice avvelenamento è qualcosa che sempre è stato adombrato. Nonostante questo aspetto, il cardinale Ferdinando, divenuto poi granduca, si mostrò un abilissimo sovrano che determinò ancor più l'ascesa e la fortuna della famiglia Medici, soprattutto perché Ferdinando era un grande commerciante, un grande mercante, e questo elemento è stato estremamente valorizzato dagli studi. Grande mercante Ferdinando di che cosa? Secondo l'economia del tempo c'era un prodotto essenziale per l'alimentazione, che è ancora oggi oggetto di un grande mercato, un prodotto che poteva garantire la stabilità politica. Perché quando le persone non mangiano, necessariamente si agitano. Ecco tumulti, ribellioni, e questo aspetto fu ben tenuto presente da Ferdinando. Perché? Ferdinando ritenne il grano
il prodotto più importante, quello che poteva garantire enormi guadagni e quello che poteva garantire la stabilità politica, perché in caso di carestia avere a disposizione un grande quantitativo di grano e subito preparare pane, dare da mangiare, significava placare gli animi. E lui, come oggi diremmo, fece una indagine di mercato. Dov'era tanto grano a disposizione? Dove si poteva comprare tanto grano? In Polonia. In Polonia. Ma siamo alla fine del Cinquecento. Andare in Polonia, caricare grano, con che cosa? E Ferdinando, prima di tutto, pensò a potenziare il porto di Livorno. Livorno era un piccolo borgo di pescatori, Livorno aveva però una posizione strategica, si poteva trasformare Livorno in un grande porto internazionale e dedicò molto denaro alla trasformazione di Livorno. Non a caso, ancora oggi, se voi andate a Livorno, sul porto c'è un monumento, c'è il monumento con i quattro mori, e chi è raffigurato? Ferdinando, proprio perché il porto è stato voluto da lui. E lui costruì case, costruì magazzini, costruì la darsena, ristrutturò la vecchia fortezza esistente, creò una città. Cominciarono a prenderlo in giro. Una città nuova a Livorno. Ma gli abitanti dov'erano? Ferdinando rispose: presto ce ne saranno fin troppi. Emanò una serie di provvedimenti ancora oggi sconcertanti. Noi oggi affrontiamo con difficoltà il problema degli immigrati. Ferdinando aveva creato una città, emanò una disposizione di legge, tutti quelli che da tutta Europa si fossero recati a Livorno avrebbero avuto l'incasso, possibilità di lavoro. Non si sarebbe guardato a razza, religione, delitti commessi, tutto era perdonato. Voi capite, un'offerta di questo genere, perseguitati politici di tutta Europa, perseguitati religiosi di tutta Europa, delinquenti di tutta Europa, tutti si trasferirono a Roma. Entro poco tempo Livorno era piena. Naturalmente Ferdinando fu categorico. Il passato era dimenticato, ma per il presente si doveva rispettare la legge. Però Livorno doveva essere l'esempio della massima tolleranza. Ebrei, protestanti, musulmani, tutti uguali, tutti liberi insieme ai cattolici romani. Niente vescovado, niente inquisizione. Cioè Livorno un'oasi impressionante. Il porto di Livorno era dunque sistemato. Cosa occorreva per iniziare un grande commercio? Una flotta mercantile. Viene creata la flotta mercantile. Qual è l'obiettivo? Danzi. Ma un viaggio alla fine del Cinquecento dal Livorno a Danzica. Per Ferdinando nessun problema. Le navi devono partire. E a scaglioni il viaggio interminabile. Anche perché il viaggio allora era soprattutto lungo la costa. Quindi tutta la costa tirrenica, la costa
azzurra, tutta la costa spagnola, Gibilterra, tutta la costa portoghese, tutta la costa francese, Germania, Danimarca, finalmente Danzica. 2 anni di viaggio. A vela, quando il vento c'era, carico di grano, 2 anni e ritorno. Sembra una realtà incredibile, ma in 4 anni i depositi di grano di Livorno erano pieni. Non solo, ma partiva una nave il mese, dopo un mese, dopo 4 anni, le navi tornavano scaglionate e i depositi sempre più pieni. Ferdinando arrivò a fissare il prezzo del grano per tutta l'Italia. Ce l'aveva solo lui. Quanto guadagnò? Cifre inimmaginabili. Per cui il patrimonio mediceo divenne impressionante. Cioè Ferdinando è l'esempio massimo realmente del principe mercante che riesce a organizzare nella maniera migliore traffici e commerci con una lungimiranza incredibile. Ma chi aveva il segreto della navigazione? Chi navigava e aveva fatto gli studi più profondi? Gli inglesi. Ma gli inglesi com'erano? Cosa è stato? Quello non era un problema. Chiamò a Livorno e poi anche a Firenze uno dei massimi esperti di navigazione, Robert Dudley. E Robert Dudley realizzò un'opera per Ferdinando ancora oggi impressionante, l'Arcano del Mare, dove tutti i segreti della navigazione, il criterio per orientarsi, latitudine, longitudine, sulla base degli strumenti del tempo, tutto era spiegato per creare le premesse per un commercio ancora più esteso. E Ferdinando arrivò all'incredibile, chiese a un inglese, navigatore esperto, Thornton, di pensare a una spedizione in Brasile. Il Brasile era portoghese, però Ferdinando era in ottimi rapporti anche con il Portogallo, perché non pensare a una spedizione commerciale in Brasile? Il Brasile era allora famoso, come il nome stesso ci dice, per il legname. Brasile è il nome di un legno, e questi legni erano considerati importantissimi economicamente. E questa spedizione Thornton si ebbe realmente, ma fu un fallimento, l'impresa era un'impresa tutto sommato difficile, molto difficile, ma Ferdinando incoraggiò un altro viaggiatore che era privato, fiorentino, anche lui mercante incredibile, Carletti. E Francesco Carletti era un mercante di un genere che allora era molto redditizio, poco nobile, era un mercante di schiavi. Andava in Africa, comprava gli schiavi e poi li rivendeva in altri paesi. Carletti fece dei viaggi incredibili, Cina, Giappone, e descrisse tutto quello che aveva visto in un'opera, quando poi ritornò a Firenze, che è un'opera affascinante, che intitolò Ragionamento. E questo Carletti descrisse in maniera straordinaria
le abitudini cinesi, le abitudini giapponesi, e tutto era utilizzato da Ferdinando per traffici, commerci, relazioni diplomatiche. Era un uomo indubbiamente di grande abilità. E quando Carletti tornò, ebbe poi un incarico a corte, soprattutto per far tesoro di questo. E proprio Carletti, secondo una vecchia tradizione, diffuse nella corte fiorentina l'uso della cioccolata, che sarebbe quindi stato diffuso sostanzialmente all'inizio del Seicento. Ma il vero grande merito di Ferdinando dei Medici fu quello di volere per il figlio primogenito Cosimo, che sarà il futuro Cosimo II, un maestro d'eccezione. Ferdinando volle avere per il figlio Cosimo II una figura eccezionale al lato. Galileo Galilei, cioè la scelta di Galileo è un'altra realtà clamorosa. Galileo aveva avuto, dopo alcuni incarichi a Pisa, una straordinaria offerta a Padova e insegnava a Padova, però manteneva strettissimi rapporti con Firenze e fu il maestro di matematica, fisica, astronomia di Cosimo II, del principe Cosimo II. Quindi vedete anche nella scelta di Galileo una scelta interessantissima, cioè praticamente Ferdinando dei Medici, nonostante le terribili ombre che vedono l'inizio del suo granducato, fu un sovrano affascinante per le realizzazioni, per le prospettive e soprattutto per quello che ne sarebbe derivato. L'amicizia impressionante fra Galileo e Cosimo II portò a uno dei risultati più clamorosi, perché Galileo, con i suoi studi, le sue ricerche, giunse a scoprire i satelliti di Giove. Il pianeta Giove non era solo, aveva attorno quattro satelliti, e questa fu una scoperta clamorosa per Galileo, ma una scoperta clamorosa anche per tutto il mondo della scienza. Cosa aveva affermato Tolomeo nell'antichità, questo antico geografo egiziano? Che la Terra era il centro dell'universo e che tutti i corpi celesti giravano attorno alla Terra. Galileo, attraverso una semplice osservazione, vede invece che quattro satelliti girano attorno a Giove. Allora dice: non è vero. Non è vero che girano tutti intorno alla Terra. Se questi girano attorno a Giove, ecco la ripresa di una vecchia concezione, quella di Copernico, che non era la Terra il centro dell'universo, ma il Sole. Questa incredibile scoperta, cioè la scoperta dei satelliti di Giove da parte di Galileo, a chi fu dedicata? A Cosimo II dei Medici. Ecco, vedete che una scoperta clamorosa per la scienza occidentale vede, per effetto di questa amicizia, Cosimo II come protagonista.
Cioè Galileo dedicò la scoperta dei satelliti a Cosimo II, si mise in contatto con lui e cosa gli chiese? Come tutti gli scienziati che fanno una scoperta, Galileo poteva dare un nome a questi satelliti. Che nome? E lui chiese a Cosimo. Se preferiva chiamarli cosmici oppure medicei. E Cosimo disse che preferiva medicei. E quindi i quattro satelliti di Giove ancora oggi come si chiamano? Si chiamano satelliti medicei. Perché Galileo ha voluto così. Non solo, ma Galileo scrive la relazione della scoperta. Questa relazione a chi viene dedicata? A Cosimo II. E il celebre Sidereus Nuncius. Quindi vedete che questa personalità straordinaria di Ferdinando è realmente molto interessante. Ma Ferdinando era anche un sovrano e un grande diplomatico. C'era una figlia di Francesco, ma non di Bianca Cappello, della prima moglie di Francesco, Giovanna d'Asburgo, figlia legittima dunque, e questa figlia si chiamava Maria, Maria dei Medici. Ferdinando era riuscito a stabilire ottimi rapporti con la Francia, era riuscito a sposare una principessa francese, Cristina di Lorena, e perché non tentare un nuovo colpo? Perché non far sposare Maria al re di Francia? Sembrava una meta ambiziosissima, ma Ferdinando ci riuscì. E Enrico IV di Borbone sposò Maria dei Medici nell'anno 1600 esatto. L'altro grande capolavoro di Ferdinando, non solo Caterina, regina di Francia, anche Maria, cioè i Medici hanno due regine di Francia. E il caso di Maria è un caso anche sentimentalmente molto interessante. Maria, chi aveva avuto da bambina come compagno di giochi? Un bambino, Antonio, il figlio di Francesco e di Bianca Cappello. Maria ebbe per Antonio sempre grande affetto. Non credete mai a questa montatura. E cosa chiese? E fu esaudita che Antonio l'accompagnasse per incontrare il futuro marito. Per cui dal Livorno, che ormai era il porto, partì una nave sontuosissima, ricchissima, parata a festa con Maria per Marsiglia, dove il re Enrico IV l'attendeva ansioso. E praticamente Antonio l'accompagnò sulla nave da Livorno a Marsiglia. Secondo le cronache, il re incontrò Maria, non l'aveva vista se non in ritratto, gli dette l'assalto in carrozza. Dopo poco era incinta e praticamente dette al re il figlio maschio che desiderava. Maria dei Medici è un altro caso affascinante.
soprattutto perché Maria fu protagonista prima della partenza qui a Firenze di un ricevimento nuziale sia vescovo, perché il cardinale, ex cardinale ormai Ferdinando, volle per queste nozze un ricevimento nel Salone dei 500 che doveva suscitare una emozione generale. Tavole imbandite non solo con i cibi più raffinati, ma con le decorazioni più sontuose. Ferdinando aveva a disposizione artisti celebri, uno dei più celebri era lo scultore Gian Bologna, e Gian Bologna ebbe uno degli incarichi più curiosi. Doveva realizzare per le tavole di tutti gli invitati delle statue di zucchero che si potevano mangiare. E Gian Bologna realizzò queste statue di zucchero che furono messe sulle tavole. E ovviamente queste non sono giunte fino a noi, le sono mangiate. Naturalmente, di quale zucchero si tratta? Di zucchero di Anna. Lo zucchero di Barbabietola era una creazione napoleonica e quindi non erano di zucchero bianco ma di questo zucchero ambrato. Ci furono poi gare incredibili per i tovaglioli. Ogni invitato ebbe un tovagliolo piegato in modo diverso. Per cui persino la gara per i tovaglioli, cioè queste nozze di Maria dei Medici, furono impressionanti e colpirono tutti. E questo matrimonio suggellò realmente il potere medico, la ricchezza. Ecco dunque la vicenda impressionante della fine di Francesco e di Bianca, ecco le vicende connesse a Don Antonio, il povero Don Antonio, ecco le vicende connesse a Ferdinando, a Cristina di Lorena, a Maria dei Medici, tutti i grandi protagonisti poi della storia successiva. Io mi fermo qui, ringrazio tutti voi per avete poi mantenuto il segreto nella maniera più assoluta, per cui trovarvi tutti qui è stata veramente una gioia. Grazie a tutti.